Sonny, siamo arrivati, eh? Sonny, alzati, scusa. Per già, curiosità, spiegami. Io ti conosco un sacco di tempo, no? E sempre con questa storia della cittadinanza che non ti danno. Ma quanti anni hai, cioè, con questa cittadinanza? Calcola che da quando mi conosci il sistema è peggiorato, perché siamo diventati da 58.000 a Roma solo a 64.000 e stiamo quasi raggiungendo la grandissima quota, 2 milioni di italiani e italiane senza cittadinanza. Ma te dovrebbero da quindi, romanista questa cittadinanza? Io sono romano. Romanico, infatti, diciamo. E non sei cittadino italiano? No, posso dire una cosa? Io so che abbiamo pochissimo tempo, so cose che non si possono spiegare. Siamo tutti di Roma qua? No, allora parlo italiano, la lingua franca. Posso parlare tranquillamente? Allora, sono cose che sono un po' lunghe da spiegare, visto che facciamo informazione e si parlava prima di echo chamber, vorrei, se ho 2 secondi, fare un attimo chiarezza su qualcosa, perché se no non capiamo di cosa stiamo parlando. In Italia mi sono segnato delle informazioni dal vocabolario Treccani, così almeno capiamo. Un secondo, proprio 10 secondi. Allora, il significato di origine. Dal vocabolario Treccani, origo, originis, derivato di oriri. Alzarsi, nascere, provenire, cominciare. In genere il primo principio, la prima apparizione, la prima manifestazione di un ente. Quindi capiamo che il significato di origine ha a che fare con la nascita. Le mie origini sono collegate alla mia nascita. Prima si parlava di italiano etnicamente rom. L'etnia è un'altra cosa, l'etnia ha a che fare con l'ascendenza. Pensa a una cosa, Michele, che anche Wikipedia, ok, l'enciclopedia popolare più grande del mondo, in teoria, fa notare che in Italia ci si sbaglia tra il concetto di cittadinanza e ascendenza, dicendo che in Italia lo si confonde con il concetto di cittadinanza. Poi c'è la nazionalità, che è l'insieme degli usi e dei costumi, e poi c'è la cultura, che è anche l'insieme dei comportamenti. Se non mettiamo chiarezza su cosa sono, ok, la cittadinanza, la nazionalità e l'origine, arriviamo a fare la fine delle persone che vi ho portato, perché tu mi hai detto che potevo parlare con i commentatori, con le persone presenti, quindi volevo aiutarli a farmi rispondere a 2 commenti di persone che probabilmente non hanno compreso. Mi volete dare questa mano? Rispondiamo in... ok. Molto spesso mi arrivano... Tu ricordi bene, dopo la prima apparizione nel programma ultimo in cui c'ero anch'io, mi hanno fatto anche le svastiche sotto casa, quindi da lì diciamo che i commenti negativi sono diventati successo, una cosa successo, è la vicinanza, succede quando si ha successo. Allora, quindi volevo farvi entrare nei miei panni e farvi capire, ora che abbiamo messo in chiaro le informazioni, cosa dovrei rispondere a queste persone. Detto allora da te, detto da te, ora detto che abbiamo messo in chiaro, abbiamo messo in scuro avanti. Allora, uno mi risponde, che forse avrebbe anche ragione, che il signor Gianni dice: non puoi votare? Se è per dare voto alla sinistra è meglio che rimani dove sei. Che gli rispondiamo? Vado avanti, sei italiano? Non sei italiano, è inutile che mangi pasta. Perché sai com'è? Noi ci arrabbiamo che ci danno degli stereotipi, però poi quando vediamo un nero parlare italiano dici: inutile che mangi pasta, tu non puoi essere italiano, puoi mangiare anche la carbonara, ma rimani comunque un nero, un carbonero posso mangiare. Allora, c'era un commento che mi faceva morire dalle risate. Allora, questo è stupendo, non gli ho risposto perché ho detto: sto venendo da Michele. Questo qua ve lo leggo con l'intonazione giusta. Devi andare a lavorare, non ci sono assolutamente punteggiatura, non c'è. Devi andare a lavorare, non basta mangiare la pasta, parla romano, purtroppo mi dispiace, ma la pacchia sta per finire, pur non avendo niente in contrario, ma adesso la pappatoia in Italia sta per finire, quindi chi entra col pancione in Italia deve sapere che non è il paese dei balicchi, come prima, e che dopo succede quello che stai affermando tu, per il resto in bocca al lupo per tutto, perché sei anche simpatico. E poi questo, vabbè, i vari vai dove sei arrivato. E poi c'è uno che mi dice: sei italiano con la cultura musulmana? Non va bene. Io premetto che io sono battezzato, quindi. E poi c'è quest'altro che non ingarrano una praticamente. È un fraintendimento, i giovani capiranno subito l'allusione. La signora Nicoletta, non do il cognome, tanto li trovate sulla pagina mia, dice: se nasci, perché prima risponde, se nasci America sei americano, se nasci America sei americano, se nasci Svizzera non sei svizzero.
fattene una ragione, non vedo perché l'Italia dovrebbe darti la nazionalità per forza. Poi ci ripensa e viene a riscrive 2 ore dopo e scrive: e poi Sonny non è quello che prendeva in giro gli italiani, che lui era negli hotel e gli altri sulla strada. Ma vaffanculo. Io non gli ho risposto perché quello è bello figo tecnicamente. Chi è che alza la mano, chi è che conosce? Io non pago affitto. Come fa? Non pago affitto. Io non sono io comunque, io pago affitto, ma anche molto alto perché abbiamo Roma Nord. E poi non so, questo è quello che mi... gli italiani sono bianchi. Hai detto giusto, non sei italiano senza H, perché ci avete mai fatto caso che chi difende l'italianità molto spesso non usa il congiuntivo, non usa le H. Infatti, lo sai che secondo me è per quello che mi dicono che non so italiano, mi devo disimparare il congiuntivo. Leggerebbi se mi aiuterebbe ancora? Poi ci sono nato in ospedale, questo qua è simpatico, quindi sono un dottore. Cringissimo. Però arrivano anche commenti giusti. Non so se volete ancora qualche commento negativo, vado avanti, ragazzi, questi qua ne trovate un miliardo. Però alla fine... No, ma non ho capito se sei diventato cittadino italiano o no. No, nel frattempo no, però una persona chiarisce, perché è la voce popolare. Il tuo amore per l'Italia è evidente. Italiano a tutti gli effetti. L'Italia si ama nella sua totalità. Anche gli errori di grammatica non me ne frega, però almeno questo me lo tengo, me lo porto a casa e ringrazio. Comunque no, ancora no, è perché, una battaglia perché molto no, lunga. Perché no? Allora, le ragioni per cui io non sono ancora italiano sono lunghe, mi hanno detto di tutto, che ho la fedina penale sporca. No, sono un bravo ragazzo. Non ho la questione economica. No, diciamo che siamo 64.000, come dicevo prima, nati a Roma, che sono ancora in attesa di cittadinanza. Ci sono... oggi si parlava sulla mia pagina della discrezionalità, non so se per questo dicevo è un po' troppo complesso come discorso. La legge di cittadinanza 91 del 92 ha discrezionalità, e per questo che ogni volta che vado in televisione e racconto quello che mi è successo in non questo è un iter, diritto no, in questo iter di 18 anni racconto molto spesso che mi hanno chiesto questo, cioè dipende dalla Meloni se ti fanno no, dipende anche dall'ufficiale che c'è quella volta che ti chiede documenti che non ti dovrebbe chiedere. Io molto spesso lo racconto, ma ogni volta che io pubblico un video me ne arrivano altre 100.000 persone nella mia condizione che dicono mi hanno chiesto il passaporto del nonno. Quindi è la discrezionalità, diciamo che la discrezionalità piace agli oligarchi in tutti i sensi, non è democratica, è oligarchica la discrezionalità. Però andiamo avanti, okay.